Nel corso dell'ultimo consiglio comunale tenutosi il 7 maggio, l'assessore ai lavori pubblici Orlando Laino ha ringraziato l'onorevole Gioacchino Alfano, che ancora una volta si è ricordato del comune di Camerota. In occasione del suddetto consiglio comunale, infatti, il comitato 100 passi di Licusati aveva chiesto un intervento per la rete fognaria di Licusati. L'assessore Laino ha ricordato che, all'indomani dell'approvazione del progetto depuratore Marina Lentiscosa, si era già attivato per estendere il progetto a tutto il territorio comunale, compreso Licusati. Con il comitato 100 passi abbiano presentato per quanto riguarda le fogne, devo dire che si è arrivato un po' in ritardo, in quanto subito dopo l'approvazione del depuratore di Marina Lentiscosa, il sottoscritto con l'ingegnere Leone è stato realizzato tutto il progetto fognario di tutto il comune di Camerota, compreso Licusati, compreso il depuratore, compreso via Pevitre, Teano, dappertutto. Quindi il progetto è pronto. Non abbiamo perso tempo, un attimo, non abbiamo perso tempo a realizzare questo progetto, che non è un progetto semplice. Era tutto Licusati, era Teano, Monte di Luna, Lentiscosa, Marina, via Pevitre, eccetera. Quindi, oltre a quel progetto che era stato finito, si è portato a termine quest'altro progetto. Naturalmente, questo progetto aveva bisogno anche dei fondi. Con il convegno del nuovo centrodestra a Roma, ancora una volta l'onorevole Alfano, Gioacchino Alfano, che qui bisogna dargli un plauso anche. Nell'ultimo consiglio non l'abbiamo detto, anche per quanto riguarda il meeting, che è stato lui a trovare i 236.000 euro, altrimenti il meeting non si sarebbe fatto a quel livello. Ancora una volta dimostrato attaccamento a questo comune, perché sono andato con lui, sono stato a parlare con la sottosegretaria all'ambiente, Barbara Degano, la quale gli abbiamo portato proprio il progetto delle fogne di Licusati, Camerota, eccetera, che subito si è messo a disposizione. Immediatamente già abbiamo preso contatto. La fortuna ha voluto che anche il ministro dell'ambiente, l'onorevole Galletti, anche lui è passato al nuovo centrodestra, quindi anche lui si è messo a disposizione. Quindi non siamo dormendo. Quindi vogliamo dire e vogliamo tranquillizzare i cittadini Licusati che non è vero, anzi addirittura vi dirò che quando fu fatto il depuratore Licusati è stato fatto in un'area non prevista sul progetto e abbiamo dovuto chiamare l'architetto Strepponi, ha dovuto fare un rendering nuovo e la sovrintendenza il 14 gennaio ci ha mandato il parere favorevole, quindi è completo il progetto di Licusati per quanto riguarda la fognatura. In attesa solamente del finanziamento, che senz'altro al 90% lo vedremo direttamente al Ministero dell'Ambiente. Quindi con questo si può tranquillizzare. Non è stato voluto il fatto che non l'abbiamo portato prima in Consiglio Comunale perché c'erano altre problematiche, però non è che noi non siamo intervenuti in questo. A questo punto, per quanto riguarda le fogne, il capitolo è chiuso. Per quanto riguarda il depuratore in Marina, in questi giorni, siccome fu fatta l'assegnazione provvisoria del depuratore alla ditta Tecne e a Ritta Ritornaro, in questi giorni sarà approvato il progetto definitivo, sarà dato il progetto definitivo e si inizieranno i lavori dopo l'estate.